Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica, come tutte le domeniche qui su Teleprima, canale 91 alle 21:30. Questa sera torniamo nella nostra postazione da remoto, zona rossa, difficoltà legate anche all'emergenza coronavirus e abbiamo questa sera l'onore di avere con noi Cira Celotto delle ali di Scampia. Cira, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere, grazie a voi, buonasera. Cira, sicuramente la sua storia è una storia molto particolare, una storia di rivincita, una storia di forza e una storia di grande volontà. Insomma, mi piacerebbe iniziare questa intervista proprio con la sua personale introduzione. Sì, è una storia di coraggio, è come dicevi anche tu prima, di grandissima forza di volontà. Quindi ci vuole tanto impegno, dedizione, una grandissima prova di forza. Sicuramente una storia difficile e una storia che, se posso permettermi, riguarda tantissime persone che hanno più di qualche difficoltà ad accettarsi, prima di tutto da un punto di vista fisico. Sì, ne arrivano veramente tante. Con, diciamo, quel mio stesso problema che avevo fortunatamente tempo passato, fanno fatica ad accettarsi, ma soprattutto non solo nel mondo esterno, ma anche in casa, nei confronti del proprio compagno. Quindi è veramente una situazione molto, molto dolorosa per la donna. Ecco, proprio come giustamente diceva, ricordiamo brevemente ai nostri telespettatori che lei qualche anno fa aveva deciso, in un momento particolare, di abbandonarsi quasi a se stessa, raggiungendo il peso di 92 kg, cambiando praticamente la propria identità. Ecco, volevo chiedere qual è stata la molla che l'ha spinta a questo cambiamento? Diciamo che la molla principale è stata quella che mi ha portato, lo sottolineo, lo voglio precisare, non è una cosa bella quello che dico, perché nessuno do dovrebbe dipendere dal pensiero del proprio compagno, del proprio marito o sentirsi inferiore, non è una cosa bella, però a me ha scaturito questo, una sana gelosia, dei complessi di inferiorità rispetto alla figura della persona che avevo accanto, perché ero uno sportivo e quant'altro, quindi veramente mi sentivo inappropriato alla sua bellezza. Quindi da lì mi sono detta: mi do da fare, o questo, se ne trova un'altra e mi saluto. Che Ecco, però, ripeto, non è una cosa bella. ecco, esatto, su questo volevo chiedere, c'è un legame, cioè nel senso, quanto è importante sentirsi belli prima di tutto per se stessi che per gli altri? È importantissimo, però dipende anche dal grado dell'amore, del rispetto che si ha anche nei confronti del compagno, nel senso che è vero che amore proprio è il primo sentimento che ci deve scattare, però se poi lo fai per te stessa, lo fai anche per mantenere solido un rapporto, non migliori solo tu, ma migliori il complesso, come dicevo anche prima, il matrimonio, quindi fa bene a te stessa per prim in primis e poi alla coppia. Questo è sicuramente molto importante e infatti nel prosieguo del suo percorso ha raggiunto il diploma presso l'ASI, l'Associazione Sportive e Sociali Italiane. Adesso insegna fitness, pilates, aerobica, oltre ad integrazione sportiva con trampolino elastico. Insomma, stiamo parlando di un cambio veramente radicale. Sono 13 discipline ad oggi, l'ultima l'ho fatto sabato, tutte quante riconosciute e tesserate dalla CONI, quindi sono federazioni importanti. Non mi cimento a fare nulla che non lo abbia prima studiato e sperimentato su di me e poi ho iniziato a trasferirlo agli altri. È un cambiamento importante, un cambiamento radicale, perché comunque mi sono, oltre ad essere cambiata fisicamente, sono cambiata anche io come donna, mi sono emancipata, cioè ho un lavoro mio e soprattutto la cosa più bella di tutto questo è che metto a disposizione delle altre ciò che io ho appreso, imparato per me, offrendolo anche agli altri.
Certo, arriveremo poi a quella che è la sua associazione, però volevo chiedere prima quanto tempo ci è voluto in questa metamorfosi, se mi passa il termine. Non è stata una cosa breve, anche perché ci sono stati comunque dei tira e molla, nel senso di iniziare a dimagrire, poi mi lascio di nuovo andare, si sa. Arrivati i primi risultati, uno getta la spugna, ok, ho perso e quant'altro. Quindi è stato un lavoro lungo e tortuoso. Diciamo che quello là definitivo è stato nell'arco degli ultimi 5 anni, perché anche quando ho iniziato a lavorare ero già abbastanza in forma. Ma se si va dietro ai dei video di quando ho lavorato, si vede che avevo ancora un bel po' da perdere. Quindi, diciamo, negli ultimi 5 anni ho perso ancora più peso e veramente mi sono definita sia lavorativamente che fisicamente. Indubbiamente è molto importante e sul punto mi domandavo, lei proprio ritornando all'inizio di questi 5 anni si attendeva questo risultato? Cioè, ci avrebbe mai pensato? Assolutamente no, ancora oggi che ricevo diciamo, i risultati delle ragazze, il loro affetto, la loro stima, ancora oggi mi dico: ma 5 anni fa tutto questo, chi se lo sarebbe mai aspettato? Assolutamente no, non me Quindi sì, l'aspettavo. molto importante questo, lei giustamente parlava di ragazze, spiego dunque ai nostri telespettatori che Cira Celotto gestisce una palestra a Scampia con 600 donne che si sono affidate a lei e soprattutto alla sua esperienza e professionalità. Anche qui si aspettava questo traguardo. No, ho iniziato con pochissime persone, tanto vero che stavo per mollare, dicevo, tolgo del tempo alla famiglia per 2 o 3 ore al giorno, per 4 o 5 persone, chi me lo fa fare? Invece da lì ho iniziato a sperimentare anche altre discipline, magari quelle là che hanno avuto più successo sono per l'appunto quelle là musicale, quindi da lì ho capito che veramente avevano bisogno di sfogarsi anche attraverso la musica, accompagnando il tempo al ritmo di musica. Loro avevano bisogno più di un supporto e un sostegno psicologico, quindi venivano lì, ascoltavano musica, si distraevano. Quindi è stato questo, diciamo, quello che poi ha portato, che non sono solo donne, io ho l'associazione, la ASD di Scampia, che riguarda donne, bambini e da qualche anno anche i mariti e i papà, quindi abbiamo allargato un po' la cerchia delle persone. Certamente stiamo parlando di un progetto importante, lei non si aspettava tutto questo successo e ce l'ha detto, ma qual è stata la parte più difficile di questo percorso? Non me l'aspettavo perché fondamentalmente sono una persona che resta sempre con i piedi per terra, quindi sono anche se non lo sembro, molto molto insicura, quindi cerco sempre di guardare le cose per quello che sono, nonostante le persone mi dicono che sono importante per la loro quotidianità e quant'altro. Cosa è stata la parte più bella, la cosa più bella di questo? È stato proprio riscontrare, percepire che anche se oggi è difficile riscontrare nelle donne che non ci sia invidia, ma ci sia comunque unione, forza, complicità, una condivisione della quotidianità. Io dico che oggi veramente, ringraziando tante associazioni che si occupano anche di questo, non invidiare il proprio sesso, ma darsi spalla, tendersi una mano, è di quanto più bello ci possa essere. Da questo punto di vista mi permetto di dire che è davvero importante la coesione, dunque il famoso detto l'unione fa la forza, ha davvero una grande rilevanza per la sua associazione. Sì, detto da tutte quante loro, non, da 5 anni adesso ne sono 600, ma comunque da registri segno che ne sono passate 3, anche 4.000 di donne, quindi non ho mai riscontrato in nessuna di loro che non abbia notato proprio questo punto di forza, che è quello dell'unione, della familiarità, che si va oltre al fitness che si crea all'interno della mia associazione. Quindi è bello capire che trasmetti positività, energia pura, ma che non va e non appartiene solo a quanto dicevo al fitness, quindi veramente si sente quell'unione, quella condivisione della gioia, come anche di magari di quotidianità che non è tanto, non ci sta, non ci sia tanto da gioire,
magari ascoltare anche la donna che ti porta quel problema, invece la accogli con un sorriso, gli dai forza, gli dai coraggio, avviene a catena quasi tutti i giorni, quindi questo è molto molto bello. Stiamo parlando di un periodo particolare e volevo chiedere appunto quali sono le difficoltà che incontrano queste donne che si affidano alla sua esperienza e professionalità. Ne sono tante, ognuno viene da un percorso, una situazione diversa ed è anche pesante, io sono una, loro ne sono tante, quindi anche sentirmi tutto questo peso addosso della parte fondamentale che mi danno quotidianamente nel loro quotidiano, quindi è pesante anche questo, però ti dà veramente tanto e per me è sempre un messaggio importante che io cerco di darle, non di, a volte si preoccupano di chiedermi anche un consiglio alimentare e io ci tengo sempre a dire che anche se non ho tempo trovo sempre quell'attimo per dire io ci sono qui, qualsiasi cosa, non mollate, io vi appoggio, scrivetemi quando state per cadere che insieme troviamo una soluzione. Molto importante questo e sul punto mi permetto di citarle una frase che personalmente conosce perché è stata proprio lei a pronunciarla ed è importante a mio avviso anche farla conoscere a chi ci sta seguendo da casa in questo momento. Ha detto: nella società moderna avere un lavoro è una fortuna, ma fare ciò che ti piace è un miracolo ed io quotidianamente vivo questo miracolo. Insomma, una frase che racchiude quello che è il suo pensiero. Sì, oggi è difficile soprattutto per la donna che magari è abituata ad occuparsi solo casa, famiglia, trovarsi un lavoro. Preciso questa cosa molto importante, che per me il tutto è iniziato non per lavoro, ma per passione, con una dedizione completa, nel senso che io la vivo come una missione, magari non mi sento nessun santo, però veramente la vivo come missione per portare sempre più persone ad avere il coraggio, di cambiare, di emergere, perché comunque oggi è difficile, molto difficile. Una donna che si realizza facendo ciò che gli piace, riscontrando anche, che dall'altra parte arriva questo messaggio e ti danno più loro a te che quando doni tu a loro, è un qualcosa di veramente che ti fa sentire non bene, ma di più. Come dire, questo traspare in maniera molto chiara dalle sue parole e dalla sua espressione, insomma, si nota quella che è la grande umanità che ci mette e che riceve nel suo lavoro. Volevo chiedere anche se ci sono state delle persone che hanno avuto delle problematiche sul punto, cioè quanto è importante la forza di volontà in un percorso come il suo o comunque in un percorso che altre donne sono venute a riferirle. La parte fondamentale, se non ci sta quella è inutile anche provarci ed è per questo che diciamo esisto io, esistono anche le altre donne che mi appoggiano e appoggio loro, che se non c'è quella, la forza di volontà è inutile provarci perché ce n'è bisogno di tanta, perché quotidianamente vieni messa sotto stress, sotto tentazioni, non mangio quello, non mi alleno oppure resto in casa a fare i servizi. Bisogna essere forti e determinati per permettere il successo nel cambiamento. Una situazione delicata che stiamo vivendo ahi noi da oltre un anno è l'emergenza pandemica. Ecco, come il coronavirus ha influito sulle attività della vostra associazione? Ha influito tanto, ormai sono un anno che siamo chiuse. Quindi un anno che io non vado nella mia seconda casa perché comunque ci trascorrevo ben parte della giornata. Quindi per le persone di Scampia, per le donne che frequentavano i miei corsi, è come un lutto. Loro la definiscono così. La stiamo affrontando male. Avevamo trovato prima della zona rossa un luogo all'aria aperta nella villa comunale di Scampia per andarci ad allenare. Quindi abbiamo fatto gruppo usando comunque tutte le precauzioni possibili per l'emergenza Covid, poi c'è stata chiusa per la zona rossa e adesso sto continuando a sostenerle tramite web, dirette, chiamate su WhatsApp, quindi ci sosteniamo così, però la stiamo vivendo veramente male, loro veramente ci hanno bisogno di riprendere, non solo per la parte fitness, proprio per riprendere quello che si è creato tra di noi.
Ecco, se posso permettermi riprendere un po' quella che è la quotidianità, come giustamente lei diceva, grande ausilio ed importanza della tecnologia. Del resto anche questa nostra intervista la stiamo sostenendo così, però come dire, presumo che in una situazione come quella della vostra associazione ci sia bisogno del contatto che è importante tra le persone. Esatto, comunque quello che riesci a dare dal vivo, come le urla o come coinvolgerle, anche con il linguaggio del corpo, io penso che quella sia la cosa più importante, dare espressione e linguaggio al proprio corpo è quello che ti rende libera. Guardare uno schema, uno schermo che ti dice di fare X non è la stessa cosa di chi ti trasporta e dice fai quello che faccio io. Sorridiamo e scambiamoci anche delle emozioni. Su questo senso, quindi è morto lo sport, cioè bella la tecnologia e quant'altro, ma non ti dà quello che ti dà quando esegui una lezione dal vivo, assolutamente no. Ecco, su questo sta comunque insistendo con le sue associate. Certo, capisco, come ha detto, che è importante il discorso del contatto, però vista la zona rossa e quelle che sono le difficoltà in cui ci troviamo, sempre meglio svolgere delle attività, sia pur organizzate sul web, piuttosto che l'immobilità totale. Esatto, perché comunque le invito a non mollare, cerco di mantenerle motivate, di spronarle, quindi anche attraverso uno schermo, anche se magari so che allora a casa magari mi stanno anche solo guardando e magari non stanno eseguendo quello che io faccio, però so che ci sono, stanno là e che in quel momento si sono collegate perché avevano bisogno di me, quindi manteniamo vivo questo. Prima di proseguire questa nostra chiacchierata con Cira Celotto, ci dobbiamo fermare un attimo, piccolo break pubblicitario. Torneremo subito da voi. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata. Con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio qui il tavolo della domenica, come tutte le domeniche qui dagli studi di Teleprima, canale 91. Stavamo parlando in compagnia di Cira Celotto della sua associazione che ha sul territorio di Scampia, affrontando un po' quelle che sono le tematiche con le donne. Che si sono più di 600 che si sono affidate alla sua esperienza e al suo percorso, un percorso di crescita, un percorso di crescita che Cira ha voluto mettere nero su bianco su un libro intitolato La donna con le ali, una storia di cambiamento e coraggio, edito da Gianmarino Editore a Napoli, un libro che è stato scritto tra l'altro con Alberto Guarino. Ecco, mi viene da chiederle innanzitutto come mai ha voluto scrivere questo libro. Allora, questo lì, io da sempre da piccolino ho avuto l'abitudine di riportare e scrivere le mie emozioni. Sono una persona che non riesce a trattenere le cose, o positive o negative, ha bisogno, un assoluto bisogno di esternarle.
Quindi iniziavo già da scrivere dei post o quant'altro su Facebook, uno si sfoga, dice il pensiero del momento e li mette lì. Ho avuto la fortuna, e lo metto tra le parentesi, di conoscere Alberto Guarino, una persona che sin dal primo momento che mi ha guardato aveva capito che in me c'era veramente un qualcosa che accresceva e avevo bisogno di portarlo fuori, di esternarlo. Leggeva i miei post, gli piacevano e mi dice, un giorno mi ha chiesto perché non provi a scrivere una tua autobiografia. Vedo che le donne nei tuoi post hanno un buon riscontro, si rispecchiano, proviamoci. E da lì abbiamo partorito questo libro che dai messaggi che mi arrivano, veramente le donne stanno riuscendo a capire il messaggio che ho voluto raccogliere all'interno del libro. Stiamo parlando di un testo importante, molto importante per lei, ma ci può dire di cosa tratta la sua storia, i suoi consigli, se magari c'è un modo particolare di affrontare le situazioni, la vita? Sì, ho raccontato un po' la mia storia, ho raccontato la mia mancanza di forza prima e la mia forza esplosa adesso tramite il fitness, l'alimentazione, quindi una storia di cambiamento e di coraggio, come appunto cita il libro. Quindi gli do dei consigli, le invito a non mollare, non voglio spoilerare poi No, tanto, certo. le invito a leggerlo che le aiuterà sicuramente tanto e che gli invito a dire che nulla è impossibile. Basta volerlo. Ecco, questo sicuramente è un messaggio importante. Lei che ha avuto anche la possibilità di presentare il suo libro lo scorso 7 marzo, ci può dire com'è andata? È andata inaspettatamente alla grande, nel senso non di vendita, ma anche di riscontro delle persone, ne sono venute in tante, nonostante eravamo comunque che c'era stato preannunciato la zona rossa, invece le persone hanno dimostrato veramente molta sensibilità, sia sul mio progetto e sia sul quanto riguarda il testo del libro. È stata un'emozione unica, è come se ognuna di loro che era presenta lì stava per uscire il suo libro, quindi è stata veramente una cosa condivisa a gruppo, non era una cosa che riguardava solo me, ma riguardava un po' tutte le persone che avevano avuto piacere di presentarsi e di condividere con me questa gioia. Un momento particolare, un momento, come diceva anche lei, che sono importanti e che fanno sentire valido il suo aiuto proprio perché in questo momento con la zona rossa che stiamo vivendo, tutta questa situazione sta mancando. Sì, ti aiutano a sentirti viva. Quindi il contatto, sì, è vero, resta la foto, resta quant'altro, ma vivere a pelle le espressioni che le persone incrociando anche solo il tuo sguardo riescono a darti, c'è un valore estremamente importante. Cira, vorrei affrontare con lei anche un tema che è molto importante. Siamo al termine della settimana della Festa della Donna, l'8 marzo, un tema sempre molto in voga come ogni anno e volevo chiederle se secondo lei c'è ancora questa disparità di genere e se sì, come si può migliorare? Secondo me ad oggi no, è sicuramente minore rispetto a anni retri, quindi secondo me si sta andando un po' per la parità. Mi dispiace per le donne che vivono ancora questo senso di inferiorità nei confronti dell'uomo, dove l'uomo cerca di padronare nei confronti della donna. È una situazione sicuramente molto brutta e poco accettabile sia dall'uno che dall'altra parte. Come si può affrontare? Si affronta innanzitutto in casa, in coppia, e mi riferisco sempre alla coppia perché porto avanti il mio esempio. Se ne parla, si cerca di trovare, no accordi, ma un passo lo fa uno, un passo lo fa l'altro, senza far capire a nessuno che nessuno dei due ha un ruolo fondamentale, ma le cose le si fanno insieme. Magari cercando già di risolvere questa problematica in casa, si riesce a diffondere anche verso l'esterno. Quindi si può cambiare sia la donna verso nei confronti dell'uomo che l'uomo nei confronti della donna e spero da quello che vedo che oggi veramente questa situazione sta cambiando, quindi forza e potere sia alle donne che agli uomini. Secondo lei qui la parola giusta è il compromesso? No, è brutto da dire. È Ecco. semplicemente che una
Uno deve mettersi nei panni dell'altra. Ognuno, sia l'uomo che la donna, hanno compiti da fare diversi. Quindi ognuno va valorizzato per quello che fa, per quello che è. Nessuno è migliore dell'altro, né la donna e né l'uomo. Ma si cammina a pari passo. Cira, noi siamo in chiusura, volevo chiudere questa nostra intervista chiedendo quali sono gli obiettivi e gli auspici sia delle ali di Scampia, sia, se vuole, di Cira Celotto. Gli obiettivi e gli auspici sono quelli di portare sempre più donne a liberarsi di tutto ciò che le fa male, sia quello di guardarsi allo specchio, sia quello di affrontare la propria vita quotidiana e sentimentale. Quindi il mio obiettivo è che tante ritrovano in me la forza e il coraggio che le ha portato verso il cambiamento, che iniziano veramente ad amarsi, perché ripeto, lo dirò fino alla fine, solo se inizi ad amarti te stessa, sei in grado di amare chiunque nel mondo. Quindi cerchiamo di fare unione, soprattutto, che è la cosa fondamentale, e di far nascere più amor proprio. E con questo messaggio che io condivido in pieno ringrazio Cira Celotto per il suo tempo e le sue parole e le auguro veramente un buon lavoro. Io ringrazio voi, grazie mille, buona serata. Ringraziando nuovamente Cira Celotto delle Ali di Scampia per questa importante e umana, se posso dire, chiacchierata dell'excursus della sua vita e dei progetti che è riuscita a realizzare questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. L'appuntamento è a domenica prossima, come sempre qui dagli studi di Teleprima alle ore 21:30. Grazie nuovamente e buona serata a tutti.